Bella a tutti ragazzi e ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Questo è sempre solo, come avete letto dal titolo, siamo nello speciale dei 30 iscritti. Dopo che avevo promesso, vi farò il tutorial di un trucco che vi lascerò la performance qui sotto in descrizione. E niente, passiamo con il tutorial. Eccoci qua tornati con il tutorial. Allora, per questo trucco ci serve una piccolissima preparazione del mazzo. Per questa preparazione ci servono i 4 assi e dobbiamo andare a mettere in fondo al mazzo un asso rosso, l'asso di quadri, ma non così, ma girato di dorso. Quindi in pratica avremo tutto il mazzo girato, però l'ultima carta girata di faccia. E gli altri 3 assi vanno messi nero, rosso, nero in cima al mazzo. Quindi la preparazione sarebbe: in cima al mazzo abbiamo un asso nero, uno rosso e uno nero, e in fondo abbiamo un asso rosso girato rispetto a tutto il mazzo. Ora si tiene il mazzo da questo lato e si fa scegliere normalmente una carta allo spettatore. Io perché può darsi che io quando apro per far scegliere per sbaglio faccio vedere l'ultima. Allora come faccio per farlo vedere? Faccio così: dimmi stop e mi faccio dire stop da uno spettatore, oppure anche così, ma se poi vai troppo in fondo forse si vede, quindi io faccio così: dimmi stop quando vuoi e ciao la peppina, ciao dimmi stop quando vuoi, per esempio qua, e mi fate scegliere una carta allo spettatore. In questo caso un 9 di cuori. E cosa dovete andare a fare? Dovete andare a girare la prima carta normalmente, cioè un asso di pique, e metterlo qui. La seconda carta, se andate a girare, vedete che è un asso rosso. Allora cosa fate? Andate a fare una doppia presa, cioè andate a mettere un break sotto le prime 2 carte e poi andate a girarle tutte e 2 come se fossero una, no? E loro vedranno l'asso di fiori, ma invece questo è l'asso di cuori, ok? Glielo farete vedere, poi lo rigirate, ok? E prendete questo che loro penseranno sia l'asso di fiori invece l'asso di cuori, e con questo andate a girare l'asso di picche, ok? A tenerli qui. E gli spettatori penseranno che qui avremo 2 assi neri, invece l'asso di fiori è qui, e qui invece abbiamo l'asso di cuori. Poi andiamo a prendere la carta dello spettatore, girata di faccia, un po' più sollevata, la andiamo a mettere in mezzo. Nello stesso momento in cui andiamo a mettere in mezzo la carta, noi cosa facciamo? Facciamo questo nel mazzo. Cioè, andiamo a prendere un break sulla prima carta. Come facciamo? Col pollice spingiamo la carta, e le mie dita quindi sono sotto quella tendono, no? Poi quando la riportiamo mettiamo un break col numero, poi squadriamo un po' bene con la mano, e cosa facciamo? Andiamo a prendere tutto questo mazzetto così e a metterlo sopra, e mettere tutto sopra il break, e poi girare tutto il break, e poi potete anche mettere dentro. In questo modo la carta sembrerà in mezzo ai 2 assi, invece vi basta semplicemente scoccare le dita, che vedete i 2 assi neri sono già separati, cioè non c'è dentro la carta perché è qui, ok? Con l'asso rosso. Quindi rivediamo. La prima carta la prendiamo normalmente e la mettiamo sul tavolo. La seconda facciamo una presa di 2 e giriamo come se fosse una, rigiriamo, prendiamo la prima carta e la mettiamo qui insieme all'altra, e gli spettatori penseranno che siano le 2 carte rosse e 2 carte nere, invece noi qui abbiamo una carta nera e qui la carta rossa. Poi andiamo a prendere la carta dello spettatore e inserirla in queste 2, un po' rialzata. E mentre andiamo a inserire questa carta qui, con la mano andremo col pollice a spingere la carta che viene sostenuta da queste 3 dita. E quando la andiamo a riportare, la prendiamo con il break, col mignolo. Poi andiamo un po' a squadrare con la mano
e a mettere tutto il mazzetto sopra il break e a girarlo e a girare tutto il break. In questo modo, poi fate qualche gesto magico, schioccate le dita e senza aprire troppo, perché se aprite fate vedere che c'è la carta rossa. Tenete, infatti, io la mia tecnica è tenere forte con queste tre dita e questa forte il mazzo e anche con questa parte del pollice. E così quando vado a aprire, vedete, non mi si apre questo perché lo tengo abbastanza forte. Così, e fate vedere che non c'è la carta in mezzo. E quando gli spettatori saranno colpiti, che non troveranno la carta in mezzo ai due assi neri, voi cosa andate a fare? Andate semplicemente a smazzare il mazzo. E cosa avete fatto? Cioè, vi ritroverete di già nel mazzo i due assi rossi con in mezzo la carta dello spettatore. E quindi semplicemente ora non vi basta che aprire, far vedere che in mezzo ci sono due assi rossi girati con in mezzo una carta, girate la carta e proprio la carta dello spettatore. E quindi niente ragazzi, spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate tanti mi piace, commentate qui sotto, iscrivetevi e scusate per il ritardo di questo video, ma comunque ve l'ho portato e niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!